Ma ciao! Stavo giusto pensando, come faccio a riempire un video che parla di un disegno di lavoro in modo che rimanga divertente, accattivante e non vi faccia skippare in avanti? Perché lo so bambini che voi skippate, Lo faccio anch'io. Beh, io ho qui la mia fedele bottiglia ed è tanto che non faccio una cosa. Il problema è che questa è ancora piena, quindi farà più casino. Ma va bene. Ho praticamente sudato per fare questa stupidaggine. Ma salve bambini! Questo è Electric! Oggi siamo qui riuniti per, sì, vedere un disegno di lavoro, un disegno epico, epocale, che farà la storia di questa piattaforma, forse, no, anche no. Sto parlando del banner di Eren Blaze. Banner che non solo ha richiesto molto tempo per farlo, ma che ha una risoluzione così epica e gigante che io potrei tranquillamente stamparlo, tappezzare l'intero perimetro di questo ufficio e si vedrebbe comunque benissimo. A noi il 4K ci fa un baffo, ok? La risoluzione è tipo di 10.000x3.000, una cosa del genere. Uno dei file più pesanti su cui abbia mai lavorato e che non solo farà da banner e da sfondo a un canale con più di 600.000 iscritti, perché l'ha compiuti da poco. Auguri! Ma che potrà essere ampiamente stampato e usato per non so cosa, magari come coprire un intero muro del proprio studio, camera di Eren, non lo so cosa ci farà, ma so già che lo vuole stampare e questo mi rende ancora più felice. Comunque sia, sarebbe il caso che andiamo a vedere questo disegno. Direi quindi di iniziare dallo schizzo. Ho cercato di registrare il più possibile di questo lavoro, ma lavorando con una risoluzione così grande rendeva il lavoro del computer molto pesante, ok? Doveva stare a gestire un file estremamente grande e registrarlo nel contempo. Quindi proprio tutto, ogni cosetta che ho fatto non ci sono riuscito a registrarla. Ma tanto per accennare a qualcosa di vagamente tecnico, se così vogliamo dire, abbiamo deciso di giocarcela così: un primo piano centrale che sarà appunto il nostro soggetto, il nostro carissimo Eren Blaze, insieme al gigante, a Dust e a Lucky. E vi dico subito che questo disegno è pieno di easter egg e non so se a me va di dirli subito, ma li andremo a analizzare alla fine. Per ora godetevi lo schizzo. Una volta finito lo schizzo, che si fa, bambini? Cosa si fa, bambini? Si butta via il disegno e se ne inizia un altro. No, scherzo. Una volta finito lo schizzo, bisognerà pure inchiostrarlo. Bisognerà fare la cosiddetta line art, che poi andrà colorata, no? O che, se siete pigri, potete anche lasciare in bianco e nero, ma sta a voi decidere. Se avete già visto lo schizzo e non avete skippato come degli animali, avrete visto che abbiamo scelto una prospettiva piuttosto centrale e forte, che come ambientazione avesse l'intera città, simile, non intera, vagamente una città in stile Attack on Titan, con il muro in fondo, proprio dell'attacco dei giganti, e da un lato che subentra quel mondo strano di Minecraft, come si chiama? Ender? Lender? Io non me ne intendo, ok? Lo sapete che io ho dei problemi con Minecraft. Ma comunque sia, subentra questo mondo da un lato e rende tutto magmoso e infuocato e sembra quasi una parte del sottosuolo che si è alzata, e infatti dopo vedremo nel colore che abbiamo fatto anche dei cristalli, dei minerali che facessero capire che fosse parte del sottosuolo. Comunque sia, abbiamo cercato di arricchire il banner nel modo più possibilmente fedele alla storia del suo canale e delle sue passioni, perché no? Non a caso vi è anche il cacciatore di Bloodborne che combatte la belva setata di sangue, primo boss di Bloodborne, gioco più bello di sempre della vita, e se non l'avete giocato siete dei folli, folli! Ma adesso passiamo all'inchiostrazione, la quale appunto vi lascio con gioia, con tanta musica kawaii, se ce l'ho, se no pace. Termina!
terminata l'inchiostrazione, che bisogna fare, bambini? Cosa bisogna fare? Beh, bisognerà pur colorarlo e ci vuole una vita a farlo. Quando faccio disegni così grandi non mi rendo mai conto di quanto cacchio di tempo ci vorrà poi per finirli. Perché magari mentre che fai lo schizzo vai tutto spedito, che figata, sto facendo linee, sto facendo personaggi, ambientazione, wow! È un disegno fichissimo! E poi lo devi inchiostrare tutto e gli dici, ai ai ai, qui è lunga, eh? E lo fai, lo fai. Poi quando hai finito di inchiostrare dici, wow, ho finito di inchiostrare, manca soltanto il 40% del lavoro, ovvero colorarlo tutto, forse anche più del 40% in realtà. Come vedrete adesso nel disegno, abbiamo giocato molto di contrasto, luce calda, ombra fredda tendente al viola, abbiamo reso il magma e le fiamme fonti di luci secondarie. Adesso vi lascio la colorazione, magicamente, quello che ho registrato, perché la colorazione lì sì che era diventato pesante il file, quindi non ho registrato tuttissimo, ma vi lascio godere di questa magica immagine e ci rivediamo subito dopo per analizzare l'intero banner al completo. Bambini, avrete visto la colorazione, ma adesso per chiudere il video andiamo a zoomare bene bene sul banner e a vedere tutti gli elementi simpatici che lo compongono. Partiamo da sinistra, ok? Abbiamo una simpatica torre campanile che doveva... Chi si è iscritto? Sherlock Holmes si è iscritto, ma pensa te, proprio ora. Stavo dicendo, questo campanile qua, questo qua, doveva essere in stile gotico per richiamare Bloodborne, però poi staccava troppo, quindi abbiamo mantenuto questo stile. Poi qui abbiamo un gigante ninja della foglia, a quanto pare, non so perché l'ho fatto così a getto. Bandiera di Monkey D. Ruffy di One Piece, cacciatore di Bloodborne. Questa è la mia scena preferita dell'intero banner, perché c'è il cacciatore di Bloodborne con mannaia e archibugio, si chiamava, la belva assetata di sangue che per colpire sgraffia il tetto e butta dei pezzi all'indietro che colpiscono un gigante che era lì, stava lì facendosi gli affari suoi, non voleva interferire con questo incredibile combattimento, ma si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliatissimo. Andando ancora a destra, innanzitutto sullo sfondo vediamo tutti questi pezzi che richiamano sempre monti di Minecraft e robe del genere, un po' squadrettati. Qui abbiamo Elzalb, che sarebbe la parte cattiva di Eren, se non sbaglio, l'alter ego cattivo che una volta ha preso pure possesso del canale. Il suo PG di Fortnite, che io ho detto, la prossima volta il PG di Fortnite per favore fallo nudo, perché è troppo dettagliato questo. Ci ho messo più o meno 3 ore a fare solo quello. Andiamo avanti, qui in fondo vediamo il gigante colossale che si affaccia e fa cenno di pace, signori. Un altro gigante su un tetto con le chiappe all'aria e un altro gigante che si sta mangiando qui un tizio. Poverino, sfortunato. Vediamo qui la spada di Attack on Titan che si va a infilare in un falò che richiama cosa, bambini? Cosa richiama, bambini? Dark Souls. E se voi non avete giocato a Dark Souls, beh, rimediate subito, bambocci. Dust, la sfera del drago a 4 stelle per richiamare Dragon Ball. La scritta fatta con la bomboletta che guarda caso ha il PG di Fortnite. Attenzione, piccola chicca. Qui c'è la firma di un artista. Attenzione, mi scordo sempre di metterla nei disegni. Eren, ovviamente, con la sua chiave. Posa fichissima, capelli fichissimi. Lucky con in bocca una spada. Dietro vediamo la torre del suo mondo con i pianeti, asteroidi o satelliti, come si chiamano, che girano intorno. Tipo quello di neve, quello di magma e quello di non so cosa. Andiamo ancora a destra per trovare altri giganti che si fanno gli affari loro, tra cui uno che piange qui perché dice: no, hai ucciso il mio amico. Perché? Abbiamo Ichigo Kurosaki. Ichigo Kurosaki di Bleach, suo anime preferito a detta sua. Deiflution, suo Pokémon preferito, che ovviamente fa parte dell'area dell'Ender, proprio perché sai, fuoco, fiamme e cose. E poi abbiamo Gwyn, un boss, come dire, iconico di Dark Souls. Se non ci avete giocato, rimediate subito. Come avevo detto, minerali che vengono dal sottosuolo, cose del genere. Quindi, signori miei, questo è quanto per il banner di Eren Blaze. Sarebbe
sarebbe figo e consigliabile fare una maglietta con questo primo piano, perché guardate che figata. Ve la immaginate una maglietta così? Io me la prenderei, voi va prendereste. Io perché me la prenderei, non lo so. Cioè, è figa, zio. Io una maglietta così me la prenderei, ma poi so gusti, Poi dipende cosa ci vuoi fare, se te la vuoi mettere, se la vuoi appendere, cioè. Ok, basta parlare come un deficiente, perché il video qui finisce, bambini. Avete capito, bambini? Bambini in my house? Bene, come sempre, è consigliabile, se non volete che l'uomo nero venga a prendervi durante la notte, lasciare tanto amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Se non volete che vi esplodano magicamente i capezzoli, è consigliabile anche iscriversi e magari accendere la campanellina sotto, così YouTube vi farà sapere: ehi, guarda che Peo ha fatto un video nuovo, e tu vuoi bene a Peo, giusto? Giusto? Ma per me la cosa più importante che mi abbiate visto è che non vi scordiate in alcun modo che questo era Electric.